Si tratta di un modello strategico per la casa di Modena. Dal suo debutto ha fatto segnare infatti un aumento delle vendite complessive nell'ordine del 50% per Maserati. Oggi proviamo la Grecale in versione Modena, 330 cavalli mild hybrid erogati dal suo 2 litri 4 cilindri sovralimentato, abbinati ad un telaio derivato dalla sportivissima cugina Alfa Stelvio. Utilizza infatti il pianale Giorgio, lo stesso delle cugine Giulia e Stelvio, allungato fino a quota 4,85 m, di cui 2,90 m di passo. Così si colloca esattamente a metà strada tra la Stelvio e la sorella maggiore, la Levante, lunga poco più di 5 metri. Muso aggressivo con il tridente al centro di una generosa calandra, la Grecale ha tutto il fascino del brand a cui appartiene. Si fa notare senza però ostentare troppo, soprattutto in questo colore grigio cangiante scelto per il lancio del modello. A bordo invece l'atmosfera e l'ambiente sono decisamente all'altezza del blasone del brand, sia per qualità di finiture e materiali, ma anche per la tecnologia. Siamo sui livelli della miglior concorrenza, sia per quella legata al sistema di infotainment che per gli ausili alla guida. Davanti al guidatore troviamo un bel cockpit, un mix tra la sportività del volante con tasto di accensione e pedoli in metallo solidale al piantone e i moderni schermi. Sono ben tre, con quello centrale per la climatizzazione nella parte inferiore, ma anche l'orologio nasconde in realtà un altro piccolo schermo e può infatti diventare bussola, indicatore dei G di accelerazione o stato dell'acceleratore del freno. Ci sono poi due vezzi tecnologici che possono piacere o meno. Il primo sono i tasti elettrici di apertura delle quattro porte, che sostituiscono la leva manuale, comunque presente per motivi di sicurezza. Il secondo sono i tasti sulla plancia che sostituiscono la leva del cambio. Si ottiene così una pulizia nel tunnel centrale, ma in manovra passare da retro a drive non è così immediato e bisogna spostare lo sguardo per cercare il tasto corretto. Il bagagliaio nelle versioni mild hybrid paga la presenza della batteria del sistema e scende a 535 litri come capacità minima. Da segnalare però la comodità di una presa elettrica 230 volt. Degno di nota il raffinatissimo impianto audio Sonus Faber, che opzionalmente arriva fino a 21 altoparlanti. Passando alla parte tecnica, sotto al cofano della versione Modena ci sono 330 cavalli. Le prestazioni parlano di uno 0 a 100 in 5,3 secondi contro i 5,6 della GT da 300 cavalli, mentre la velocità massima è di 240 km/h. La coppia di ben 450 Nm è costante da 2 a 5.000 giri, mentre i pedal all'occorrenza possono gestire manualmente l'ottimo ZF8 rapporti, che offre una taratura da GT mai estrema, ma con un ottimo compromesso tra sportività e comfort. Tutto sulla Grecale è in sintonia con il concetto di GT. Anche la frenata, potente e sempre all'altezza, non è mai però estrema nelle reazioni sotto al pedale. Lo sterzo è molto diretto e dallo stesso rapporto dell'affilata e precisa Stelvio, qui è però meno nervoso, proprio per rispettare l'indole della Grecale. Il risultato è un'auto che si adatta molto bene ad una guida rilassata, con un filo di gas, ma che all'occorrenza riesce ad essere incisiva anche in quella più dinamica, un mix di sportività e corposa rotondità. Se si cerca il limite o volendole trovare un difetto, potrebbe essere proprio questo voluto compromesso da Gran Turismo. Per chi volesse qualcosa di più estremo, a listino c'è però la sorella Trofeo, con il 6 cilindri che, pur essendo più mansueto, è il medesimo Nettuno della MC20, portato a 530 cavalli. Il 2 litri 4 cilindri sovralimentato ha una doppia anima. In modalità comfort, così come stiamo guidando in questo momento, è sornione, morbido nelle reazioni. La sonorità, lo sentite, si sente appena. L'insonorizzazione della vettura è molto buona ed anzi il suono di questo motore sembra a tratti quasi quello di un propulsore a gasolio. Cambia completamente la musica e qui la Grecale rispetta il blasone, l'heritage e tutto quanto è il marchio Maserati, spostandosi sulle più sportive modalità GT, ma soprattutto sulla Sport. Qui il ritorno, ve lo faccio sentire, è molto più estremo sia nelle prestazioni, che non diventano mai troppo nervose perché siamo sempre
al volante di una GT, ma diventano decisamente sportive e anche il sound appaga l'udito. E i meriti di queste prestazioni vanno anche in parte alla piattaforma Mild Hybrid, grazie alla seconda turbina denominata e-booster elettrica, che va a compensare quelle che sono le mancanze, le lacune normali di una turbina meccanica, che è la prima. Quanto ai consumi, ci si attesta intorno ai 10 km con un litro, a patto di andare abbastanza educati col pedale dell'acceleratore, altrimenti se ci si prende un po' di gusto è più probabile spostarsi in zona 7 km con un litro. Quanto invece al prezzo, la Grecale in versione Modena come questa approvata è a listino appunto a 90.700 euro. Si parte invece dagli 81.000 della GT, che è disponibile sia in versione full power, quindi con 300 cavalli, che con una versione da 250 che evita il balzello del superbollo. Sopra nel listino troviamo la Trofeo da 530 cavalli e arriverà una versione totalmente elettrica denominata Folgore. Con questo è tutto per la nostra prova di questa Maserati Grecale Modena. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e seguiteci su tutti i canali social di Gazzetta Motori.